Siamo al CES di Las Vegas, edizione 2024, e ci troviamo all'Eureka Park in una zona un po' particolare che parla italiano. Sono qui con Fabrizio Rovatti, direttore tecnologo di Area Science Park. E Fabrizio, raccontaci un pochettino perché siamo qui e in particolare dove siamo in questo momento. Siamo all'Eureka Park e questo è lo spazio della delegazione italiana dove Area Science Park e ITA hanno selezionato una cinquantina delle migliori startup innovative pronte ad affacciarsi al mercato americano. Questa non è una novità, perché in realtà è un'esperienza che è stata fatta da vari anni a questa parte, utilizzando il CES come cornice per presentare l'eccellenza tecnologica delle startup presenti nel mercato italiano. Per loro è una porta verso un nuovo mondo che è quello delle realtà delle aziende americane. Esattamente, è proprio una vetrina tecnologica. È il settimo anno che siamo qui, ogni anno cerchiamo di migliorare, ma la cosa importante per noi è stata in realtà trovare il punto in cui la tecnologia italiana può essere veramente messa in vetrina e può entrare in contatto e interagire con il mondo americano, perché siamo al CES, ma in realtà con tutto il mondo, perché il CES è una fiera internazionale. Quindi abbiamo già visto in questa prima giornata come investor e partner tecnologici di tutto il mondo vengono ad incontrare le startup italiane. E detto proprio questo, in realtà uno degli obiettivi della missione, far interagire le startup italiane, la tecnologia italiana, sia con gli investor, quindi per trovare degli investimenti, per far crescere meglio la società, ma in realtà anche trovare partner tecnologici per queste startup per fare dei progetti di co-innovazione. Quindi da un lato le startup che vengono qui, come abbiamo detto sono circa una cinquantina, vengono per potenzialmente raccogliere dei capitali, poter trovare dei partner tecnologici. La loro domanda è questa: che cosa hanno di peculiare le startup italiane che altre startup di altre nazioni non hanno invece da offrire a un pubblico esigente come quello del mercato statunitense? L'Italia, Italy what else, mi verrebbe da dire citando lo slogan della missione di quest'anno. Naturalmente l'Italia si contraddistingue da sempre per moltissima creatività che in realtà è coniugata con una tecnologia di altissimo livello, quindi riuscire a mettere assieme creatività e tecnologia di alto livello basata su ricerche scientifiche che in Italia sono sempre molto presenti li fa ben figurare nel contesto internazionale. Molto bene, abbiamo detto 50 startup che hanno come trade union lo sviluppo tecnologico a ambiti molto diversi nelle quali queste aziende operano. Puoi darmi così qualche anticipazione delle cose che possono essere forse, non ti dico più interessanti perché lo sono tutte, ma forse più curiose per il nostro pubblico? Guarda, noi come Area ci stiamo specializzando sempre di più nella deep technology. Il CES in realtà prende qualcosa di decisamente più ampio, c'è molta presenza dell'intelligenza artificiale naturalmente, perché un campo che si sta evolvendo tantissimo e ne parliamo tutti i giorni in realtà, però abbiamo visto delle bellissime applicazioni anche in life science, nella cultura, nella creatività, per ricitare la creatività che ho detto prima, quindi veramente spaziamo a 360 gradi. Bene. Nei prossimi giorni avremo modo sicuramente di approfondire l'esperienza di queste 50 startup e anche di poter raccogliere un po' quei macro trend che si stanno un po' sviluppando. Hai parlato prima dell'intelligenza artificiale, ma ce ne sono tanti altri. E il CES ha di suo quello di essere all'inizio di ogni anno la vetrina all'interno della quale i vari operatori di tecnologia capiscono un po' come andare al mercato per i 12 mesi seguenti. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo qui, motivi per cui Area è qui al CES assieme ad accompagnare queste startup che forse arrivano qui un po' bambine, passami un po' l'immagine, un po' piccole, e che qui hanno una scuola e crescono e diventano un po' più importanti. Arrivano qua piccoline, speriamo che crescano. La parte importante che cerchiamo di fare con loro è non solo la vetrina tecnologica, ma anche il percorso di accompagnamento, di formazione che serve per poter sfruttare al meglio le opportunità che nascono qua, perché il CES non è altro che una grandissima opportunità di interazione. Certo, grazie mille, grazie Fabrizio per la tua disponibilità e ci sentiamo nei prossimi giorni con altre novità qui dal CES e qui dalla delegazione italiana di tutte le startup nazionali.